Buongiorno, questo è il primo video che riguarda la letteratura, i libri che hanno un valore, un valore, libri da ricordare, da dimenticare. Parto da questo perché è una specie di totem di famiglia. Noi l'abbiamo scoperto da ragazzini o da bambini, per i miei fratelli più piccoli, ovviamente in inglese. Eravamo negli Stati Uniti per lavoro con nostra madre e in una libreria di Providence abbiamo comprato l'intera opera omnia in inglese. Alcuni anni dopo, venendo in Italia, a Milano, nostra madre lavorava al consolato, ci siamo recati, io e gli altri miei fratelli, in una libreria Reminder che è lungo Corso Buenos Aires. Abbiamo trovato l'intera collezione in italiano, pubblicata dalla Nord, nell'edizione oro. La serie ho ovviamente comprata. Letta. Questa è l'edizione migliore. So che la Newton ha ripubblicato la prima trilogia, ma questa è meglio, anche perché contiene articoli e informazioni. Perché è importante questo libro? Perché la saga di Barsoom ha nel bene o nel male influenzato la fantascienza epica fino ai giorni nostri, in modo diretto o indiretto. Ora, prima di snocciolare e parlare della saga in sé, devo fare alcune premesse. Io non sono un fan bambino, non sono uno di quelli che, siccome un'opera mi piace, vuol dire che è un capolavoro, che non è toccabile, che non è criticabile. Queste sono cose che non mi appartengono e non sarebbero neanche utili in un'analisi di un libro o di una saga. Quindi conosco le criticità dell'opera, i difetti e la sua evoluzione nel tempo. So anche che in Italia la conoscono in quattro gatti e che in Italia, come anche in Francia, comunque c'è una certa tendenza alla puzza sotto il naso verso certa letteratura, per cui se un libro non lo leggono in due o in tre non è complicatissimo, non è pieno di arzigogoli, di sottotrame, di sottotracce, i personaggi non si danno le martellate sulle gengive. Peggio di Tafazzi, non si è contenti. Poi contestualizzo, altro aspetto importante è contestualizzare. Quando esce un romanzo, quando esce un libro, il periodo in cui esce, la cultura del periodo, lasciare il periodo, perché altrimenti se la si valuta solo con gli occhi nostri, determinati elementi vanno persi o vengono giudicati in maniera negativa adesso, ma magari per quel tempo era una cosa normale, era la prassi. Allora, qui parliamo di un romanzo del 1911, il primo romanzo della serie, che viene pubblicato a puntate sotto il titolo Princess of Mars. L'autore Edgar Rice Burroughs è molto più conosciuto in Italia per Tarzan, ma senza John Carter Tarzan non sarebbe uscito. Probabilmente il signor Burroughs fu ispirato dalla lettura di un romanzetto intitolato Gulliver of Mars, che non è assolutamente granché. Lo potete trovare in edizione digitale, la pubblicata Urania. Ma è un romanzato veramente mediocre. Influenzato da quello, da letteratura di capo e spada, dai grandi eroi di quel tipo, ecco, dalle dime novel che venivano pubblicate per esaltare leggende western. Avete presente il tizio che segue il barone nei film spietati? Ecco, quel tipo di scrittori. Erano libri che andavano direttamente al punto, che facevano sì che lo spettatore si medesimasse nell'azione più che nel personaggio stesso, che a volte era tratteggiato in modo abbastanza abbozzato. E qui abbiamo effettivamente un personaggio che non ha all'inizio almeno una profondità eccessiva. La storia in sé contiene molti dei canoni della favola fantasy, cioè l'eroe che arriva, salva la principessa, sconfigge il cattivo. Non sto assolutamente dicendo che sia letteratura innovativa attualmente, ma era innovativa per il tempo. Era innovativa per il tempo per diversi aspetti. John Carter, il John Carter originale, è un macellaio. Faccio riferimento a ciò che ha scritto Willingham presentando The Greatest Adventure. John Carter di quel periodo, visto adesso, è un mostro. E John Carter è una specie di Kratos antesignano. È un uomo sostanzialmente votato a due cose, alla famiglia, all'azione. Che poi per lui la famiglia non sia solo la moglie, i figli, il figlio, ma
il pianeta Barsoom e la sua famiglia, non è la Terra. Il primo romanzo è autoconclusivo. Barrows non pensava che avrebbe avuto successo, quindi lo scrive, lo finisce. Però ha successo, ne ha tante, quindi sbattendosene altamente dell'incoerenza, ci va dentro come un treno, pubblica il secondo, poi il terzo, e poi, insomma, qua ci sono 5 libri, vedete, l'edizione Nordia è giustamente divisa in John Carter di Marte, i primi 3, Le pedine di Marte, I guerrieri di Marte, La mente di Marte e L'anna di Gatto. L'anna di Gatto probabilmente contiene anche dei racconti apocrifi, perché non sono assolutamente sicuro che tutti quei racconti siano di Barrows, però comunque rientrano nella tipologia e comunque altri scrittori poi hanno scritto, e poi vi farò vedere cose che riguardano Barsoom. Abbiamo un personaggio abbastanza delineato, un personaggio di azione, non un meditativo, uno che va al punto, che agisce, che combatte le ingiustizie, i nemici con la forza, profondamente legato alla moglie e poi al figlio, ma profondamente legato a Barsoom. Già dal secondo romanzo si comincia a percepire quella che poi sarà una sua visione, che verrà poi messa ben più in luce da scrittori, da fumettisti migliori, cioè che John Carter non è un terrestre nell'anima, è un barsoomiano. Barsoom è un pianeta eternamente in guerra, ma non da 1000 anni, ma da 100.000 anni, cioè dalla caduta della civiltà barsoomiana, della grande civiltà barsoomiana. Barsoom è in guerra, costantemente in guerra, vede la vita come guerra. Quando John Carter arriva, scopre di avere superpoteri. Ora, la spiegazione che ne dà Barrows, prendiamola molto con le pinze, la gravità. Considerate che nelle convention fumettistiche, nelle convention di board gaming, eccetera, capita di chiacchierare con noi, non in Italia, ovviamente in Italia siamo sempre lì, cioè come in Italia mi tocca sentire dire che se non usciva Io sono leggenda la fantascienza, cioè, tutti i libri, non è vero che tutti i libri di Ronaldo Io sono leggenda, è un'esagerazione, anche se io considero Io sono leggenda uno dei 10 migliori libri di fantascienza mai scritti, anzi forse uno dei 5 migliori libri di fantascienza mai scritti, e visto che al primo posto ci metto Solaris, ecco, per dire che non sono... Le spiegazioni che dà Barrows sono abbastanza risibili. Nei suoi libri ci sono buchi di trama o passaggi, spiegazioni non date, tutto quanto, che si sentono. Però aveva un pregio: questo libro arrivava direttamente al punto, era azione pura, poca filosofia, pochi arzigogoli. Ecco, se vogliamo, vedetela un po' come un Salgari più violento. Salgari ha inventato un mondo meraviglioso senza averlo mai visto. Verne ha inventato un mondo meraviglioso senza averlo mai visto. Ed erano scrittori migliori di Barrows. Ed erano scrittori che andavano al punto. La cosa che contesto, ad esempio, dei Dumas, è che per arrivare al punto passavano attraverso gli arabeschi, quando questo rallentava l'azione e la fruibilità. Quella era letteratura popolare, ma scritta con l'idea di una letteratura elitaria, ed era già sbagliato. La lettura popolare deve essere semplice, deve far arrivare direttamente le cose alla persona. Considerate che sono un grande sostenitore della letteratura che parte dal basso, della cultura che parte dal basso, non dall'alto. Non mi piace l'elitarismo culturale, non mi sono simpatici quelli che dicono di leggere solo il grande autore, che io non leggo niente se non è di Hemingway. Allora non leggere niente, perché vuol dire che non hai letto niente. Vai a leggere anche in basso. Forse dovrebbe spiegare magari agli accademici di Svezia o a chi ha contestato Bob Dylan. Ecco, io onestamente il Nobel avrei dato Leonard Cohen, però siamo sempre lì. Se qualcosa non arriva alla gente, ma arriva a una ristretta cerchia, non è letteratura, non è cultura. Non aiuta a crescere le persone. L'elitarismo non ha mai aiutato nessuno. Una tecnocrazia come un governo degli più intelligenti, dei più colti, non reggerebbe 5 secondi, perché dopo 5-6 secondi sarebbero già a litigare. Comunque, tornando a peso a John Carter, ci sono i difetti, però
Uno lo legge e gli va via come l'olio. Anche adesso, anche se è un libro datato, si legge facilmente, l'azione è veloce, ci sono ovviamente frasi e motti detti che sono palesemente datati. Nessuno si esprimerebbe così nei confronti di una donna adesso, ma quella era la mentalità del tempo. Questa è un'introduzione per aiutarvi a capire, a contestualizzare la cosa. Parliamo di un libro scritto nel 1911, mentre il mondo stava correndo, non marciando, ma correndo verso il trentennio più sanguinario della sua storia. Dal 1914 al 1945 morirono più di 100 milioni di persone in due guerre sanguinarie. La prima guerra mondiale, la guerra che doveva porre fine a tutte le guerre, fu una guerra che a livello di macelleria umana sui campi di battaglia superò la seconda, mentre la seconda fu una guerra atroce a livello di macelleria civile. Questi libri andavano in un contesto di un'umanità, vale, parliamo della Belle Époque, del periodo. Citiamo la bellissima pièce di Hausmeier, in cui al Salone, all'Expo di Parigi, mostravano dentro habitat che erano gabbie, i selvaggi come se fossero esseri inferiori. Ecco, questo era il contesto sociale. Varro scriveva in un'America che sterilizzava le persone con problemi mentali, prima che lo facesse la Germania nazista. Cerchiamo di entrare nel contesto in cui nasce questo libro, quindi certe cose che a noi ributtano per quel periodo erano quasi accettabili. Lo stesso Baro che manda fuori la segretaria quando scrive delle parti che lui reputa pruriginose, indica comunque l'atteggiamento maschilista e bigotto, che però era quello di quell'America. Vedete, non sto facendo l'elogio. Io separo autore da opera, perché l'opera è una cosa, ma non sempre riflette la vera anima dell'autore. Vi faccio un esempio banalissimo. Jean Simenon era un grandissimo scrittore di gialli, come persona era una merda. Conrad Lorenz, chi non ne sia commosso leggendo il suo rapporto con gli animali, però sosteneva l'eugenetica. Quindi scindiamo le cose, vediamo cosa scrive e vediamo cosa pensa, cerchiamo di separare le cose. Anche Hemingway era un ubriacone, un contaballe che non ne finiva più. Lì, dal punto di vista dei libri, era grandissimo, ma era un contaballe. E oltre al fatto che era sempre bevuto, beh, problemi suoi. Torniamo a questo. John Carter arriva su Marte, scopre di avere superpoteri. E qui un'altra piccola analisi: i superpoteri di John Carter all'inizio sono una forza straordinaria e un'agilità incredibile, in grado di compiere balzi lunghissimi. Se qualcuno ha tempo di andare a recuperarsi, Detective Comics, Ace Comics, così, vada a guardare i poteri del primo Superman, uguali. Anzi, John Carter ne aveva due di più. Uno era una telepatia latente e due lo psicotrasporto. Ora, il paro non l'ho coniata io, anche perché mi sembra abbastanza. È venuta fuori durante una convention nel 2012 quando uscì il film, per descrivere il modo in cui John Carter arriva su Marte. John Carter visualizza nella sua mente Marte e teletrasporta se stesso verso Marte. È così che fa. Se vi sembra già abbastanza difficile come cosa, ricordatevi comunque una cosa importante: se nella fantascienza la sospensione della credulità, dell'incredulità importante, nella fantascienza epica è ancora più importante e massiccia. Fine prima parte, tra poco la seconda.